Con noi c'è invece Eugenio Sartorelli, investimentivincenti.it. Ciao Eugenio. Ciao Giacomo, buongiorno a tutti. Dicevo prima dell'inflazione dei prezzi alla produzione, che è un dato molto molto importante, lo abbiamo ricordato più volte anche in tua presenza. Qui parliamo del dato in Italia che riguarda noi, poi se vogliamo parlare appunto di massimi sistemi di solito guardiamo l'Europa e gli Stati Uniti, ma apro parentesi, la chiudiamo subito, questo è un indice che la Fed dovrebbe guardare forse ancora con più attenzione rispetto all'indice dei prezzi al consumo, l'abbiamo detto più volte. Sì, perché le aziende oltre a un certo livello non ce la fanno. Ricordo che questo dato negli Stati Uniti, vado a memoria, dovrebbe essere il 9,7 l'ultimo dato, cioè i prezzi alla produzione, una parte lo devono trasferire ai consumatori. In America questo trasferimento è dell'ordine del 4%, 4,5%, poi bisognerebbe vedere bene settore per settore, e in Europa è molto più basso il trasferimento. Praticamente il delta tra qual è l'inflazione in Europa e i prezzi alla produzione, il delta è più alto che negli Stati Uniti. E quindi in qualche modo arriverà questa onda e la Banca Centrale Europea, ricordo che tra l'altro c'è, non so se è iniziato ieri, c'è proprio una convention organizzata dalla Banca Centrale Europea, oggi parlano tutti una serie di banchieri centrali tra l'altro. Sì, anche ieri peraltro, ma oggi continuano. Continuano, sì, e faranno i pompieri sull'inflazione. Io non so cioè è giusto che lo facciano. E però io devono essere anche lì per dire un po' la verità e non solo qualche volta la verità non farebbe male, diciamo così. No, io capisco che ci devono trattare come dei bambini, perché ai bambini non puoi dire che il nonno è deceduto, gli devi dire che è volato via in paradiso e che tornerà. Ecco, però io sono stanco di essere trattato come un bambino. Credo che il cittadino è una persona adulta, il suddito è un bambino. E io sono stanco di essere trattato come un bambino, devono tranquillizzare. Credo che il fatto che ci siano le scuole obbligatorie per tutti e il tasso di persone laureate sia in aumento, non solo in Italia, ma in tutta Europa, serva proprio perché non ci trattino come bambini. E devono dire qualcosa perché ci devono rassicurare. Sono stanco. Io sono stanco, come cittadino sono stanco, perché non sono un suddito. E devono raccontare le cose un po' più in maniera corretta, cioè non sanno controllare l'inflazione perché non possono controllare l'inflazione. Sicuramente l'inflazione scenderà, ma ci vorranno probabilmente 6 mesi. 8,3%, perdonami, giusto per dire le cifre esatte, l'indice prezzi alla produzione negli Stati Uniti, comunque un gran bel dato, insomma non è il 9 che dicevi tu, ma comunque è un dato importante anche guardando insomma la crescita forte che dura più o meno da ottobre 2020, quando eravamo a 0,6, 0,8%, adesso siamo all'8,3%. Caro Eugenio, chiusa la parentesi dell'indice prezzi alla produzione, su cui comunque torneremo anche in futuro, mi sembra di aver capito che avevi pronto un grafico per introdurre insomma l'argomento in cui è tutto più o meno concatenato, insomma Evergrande, le materie prime, il rendimento dei tassi. Partiamo da Evergrande, corretto? Sì, assolutamente partiamo da Evergrande. Purtroppo un grafico senza i volumi, ma ve li racconto i volumi. Sì. Adesso vi faccio vedere il grafico di Evergrande, che visto così sembrerebbe un buon recupero, perché quello che ha fatto stamattina, cioè più 5%, ricordiamoci che non è ancora ben chiaro come viene ristrutturato il debito. Ricordo 302 miliardi di debito in dollari. Poi andrò a cercare, magari me lo preparo per la prossima volta, vedere quali sono le aziende più indebitate al mondo. È normale che ci sia un forte indebitamento per una società che lavora nella real estate, e però bisogna vedere quanti sono i ricavi. E quindi bisogna vedere la leva finanziaria, sostanzialmente è fuori controllo. Tra l'altro Evergrande ha sempre dato dividendi nell'ultimo periodo, perché lo facevo utilizzare come un bond, cioè mi compri l'azione e ti do un rendimento. Cosa serviva a tutto il denaro che entrava? Per dare nuovi rendimenti, schema Ponzi. Schema Ponzi, e giustamente certo. Il governo cinese è intervenuto. Però questo rialzo con volumi non in grandissima crescita sembra un po' farlocco, onestamente. Vedremo, perché non è ancora chiaro come verrà salvata
se verrà nazionalizzata, sembra di sì, e quanto debito pagheranno, perché quella è la questione. Intanto, importantissimo, vi faccio vedere gli ETF che sono quotati sul mercato americano sui bond high yield dell'area asiatica. Guardate che sì, ribasso ieri, meno 0,5. Ricordo che questi ribasso del prezzo vuol dire rialzo del rendimento. Per un bond, un ETF in bond, meno 0,5 è tanto. Di solito fanno meno 0,10, più 0,15. Sì. Qui è da giovedì che scendono, tranne lunedì che più o meno sono stati in equilibrio. Guardate, meno 0,57, meno 0,79, sono vari ETF, meno 0,70, meno 0,78, meno 1,27. Queste sono botte su questi, cioè vuol dire che i rendimenti degli high yield bond asiatici sono in salita, cioè se una società asiatica ha bisogno di soldi deve dare dei rendimenti maggiori, cioè gli costa di più, quindi le società più indebitate possono andare in difficoltà, e queste sono le reazioni a catena di cui tutte le banche centrali e i ministeri dell'economia hanno paura, e per questo fanno i pompieri, i banchieri centrali ieri, oggi, domani e dopodomani. Questi invece sono gli high yield del mercato in dollari, quindi sono soprattutto del mercato americano, ma non solo. E ieri guardate, meno 0,46, meno 0,47, vabbè, questo è meno 0,07, sono vari ETF, questo addirittura meno 0,66, cioè la paura si sta diffondendo, cioè chiedono sempre più rendimenti per dare prestiti agli high yield, ma giustamente, è perché 302 miliardi di debito fanno paura. Se viene dichiarata insolvente su 302 miliardi, potete immaginare quanti istituti finanziari vanno in difficoltà, soprattutto dell'area cinese, ma vanno in difficoltà. Adesso vi faccio vedere un altro grafico, e il titolo di questo grafico è "La Cina ti rovina". E purtroppo è così, okay. Ti rovina, ma guardate, quello il grafico a barre, sì, è Hang Seng, cioè Hong Kong, la borsa di Hong Kong, sì, molto più forte delle borse cinesi. Quello arancione invece è Shenzhen, okay, Shanghai. Guardate cosa sta succedendo da giugno, cioè Hong Kong è praticamente poco sopra i minimi del marzo del 2020, guardate, e invece Shenzhen è in lateralità. Questo vuol dire che qua se ne stanno andando via i capitali. Cioè la politica di aggressione contro i capitalisti, non solo di Hong Kong, ma anche cinesi, sta portando una fuga di capitali dalla principale borsa, cioè la principale borsa cinese, perché di fatto è una borsa cinese anche questa, ma tra virgolette libera, Hong Kong, dove è quotato Evergrande, sì, Hong Kong. I sì, capitali sì, se ne stanno andando via, quindi attenzione a chi ha investimenti su ETF della Cina, o su dei fondi che sono sulla Cina. Attenzione, perché i capitali, quelli buoni, cioè che stanno a Hong Kong, se ne stanno andando, e questo grafico è inequivocabile. Inequivocabile. Senti, e a proposito di qualcosa che se ne va, qui adesso hai parlato dei capitali che vanno via da Hong Kong, mostrandoci anche un grafico molto molto chiaro da questo punto di vista. Hong Kong oggi peraltro ha chiuso più 0,67%, la Cina invece ha chiuso in forte ribasso, meno 1,8, Shanghai Composite, mentre invece Shenzhen meno 1,6. Ma insomma, l'altra crisi, l'altro argomento caldo di questi giorni è quello delle materie prime, quello della crisi energetica, quella del power crunch, se vogliamo, scusami, quella dell'energy crunch, se vogliamo, e che coinvolge anche la Cina. Ci si sta domandando un po' se questa crisi del prezzo delle materie prime che continua a salire andrà a influenzare in qualche modo anche il resto dell'economia, forse lo sta già facendo. Tu che idea ti sei fatto? Allora, sui costi dell'energia non mi è tutto chiaro, e vi spiego perché. Non ti è tutto chiaro o ti è tutto chiaro? Non mi è tutto chiaro. Ah, non ti è tutto chiaro. E anche qua sembra che sempre i soliti economisti e banchieri centrali ci trattano da bambini. Però qualche bambino ha studiato. Ci danno il ciuccio sostanzialmente. Esatto. E dicono le materie prime sono aumentate. Questo è il CRB Index. Sì.
non ci metto la, cioè questi sono dati che acquisto, ma al limite, e quindi dovrebbero essere corretti, ma probabilmente c'è qualche difetto, ma cambia poco. Se prendessi un altro grafico adesso, non ho tempo andare a prendere, cambia poco. Allora, questo è il rialzo forte del CRB Index, dove ci sono le principali materie prime e quelle che pesano di più sono le energetiche, che è l'indice, scusate, perdonami, spieghiamo che cos'è per chi non lo sa, è l'indice della volatilità sostanzialmente. No, è l'indice CRB, è l'indice delle materie prime. Ok, l'indice che mette insieme, perdonami. Esattamente, che mette dove gli energetici, dove c'è anche il natural gas, dopo vediamo anche il natural gas. Sì. Ci sono tutti, pesano di più, e il petrolio pesa parecchio soprattutto. Certo. Scusatemi, è vero che è salito tantissimo, però andiamo a vedere un po', questi sono è il minimo del marzo 2009, siamo poco sopra. Che cosa ci sta? Qui c'è qualcosa che non quadra, eh? Andiamo a vedere il crude oil. È vero che il crude oil è salito, e anche il Brent. Adesso andiamo a vedere il crude oil, sempre su grafico, vabbè, qui ci sono tutte le mie lucubrazioni, su grafico mensile. Beh, scusate, siamo a 75-80. Sì. Sì, ma io vedo non il massimo del 2008, ma qui ci sono i massimi del 2011, del 2012, del 2013 e del 2014, che erano sopra 100. C'era quell'inflazione allora? Siamo molto distanti da quei prezzi. Ma cos'è sta storia delle materie prime? È vero, sono salite in fretta, ma non è un vero collasso, cioè un aumento epocale dei prezzi. Ah, ve lo sto facendo vedere. Adesso se lo trovo vi faccio vedere anche il natural gas, che effettivamente il natural gas è salito molto. Qui bisogna vedere anche i costi di stoccaggio e tutto. È vero che il natural gas è salito molto, però scusatemi, siamo sui massimi che ha fatto nel 2009, ma molto distanti da quei massimi epocali che fece prima del 2009, molto distanti. Quindi vero natural gas, e poi tutte le centrali mica funzionano natural gas, siamo pieni di centrali eoliche, cioè ci parlano del passaggio green, e scusami, tutte queste centrali eoliche, le centrali che funzionano con le maree nel mare del nord, tutte le centrali solari, ma dove sono in manutenzione? Cioè, è possibile che sia il costo della materia prima? Evidentemente c'è qualcos'altro, e secondo me questo qualcos'altro è legato, adesso purtroppo non ce l'ho qua da farvi vedere, è legato anche al passaggio all'energia green, cioè sostanzialmente le centrali che inquinano di più, quindi quelli al petrolio soprattutto, sì, e al carbone non ne parliamo, devono comprare dei diritti per emettere CO2, perché ci sono stati degli accordi internazionali. Sì. Che è uno dei motivi per cui sono aumentati anche i costi dei noli marittimi, e quindi le centrali che inquinano di più devono comprare dei diritti di emettere CO2, e queste costano, e questi sono aumentati di 5-6 volte più del natural gas, sono saliti più del natural gas questi, e questo probabilmente sta influenzando, una parte minoritaria è il prezzo delle materie prime, ma minoritaria. Una parte è questo passaggio, verso un inquinamento inferiore. È un'ipotesi, dovrei studiarmi bene la situazione, e quindi potremmo chiamarlo effetto Greta. Se lo vogliamo dare un nome, chiamiamolo effetto perché Greta. Perché no? L'effetto Greta costa, cioè produrre energia e andare verso un ambiente più sano ha un costo. E dobbiamo pagarlo tutti. Ricordo che la nostra bolletta dal 2004, sì, fu Gasparri che fece questa legge, noi paghiamo ogni anno qualche miliardo, tutti i cittadini italiani, perché sono incentivi per l'energia pulita, cioè per mettere i pannelli solari, per le centrali eoliche quelle, anche quelle che usano il... come si chiamano, non mi viene in mente, cioè ci sono altri tipi di centrali, le idroelettriche e sì, così via. Ecco, paghiamo nella nostra bolletta, andate a vedere, c'è proprio questa voce, e sono dei 4-6 miliardi ogni anno. Ecco, adesso questa cosa la paghiamo ulteriormente, solo che non ce la mettono più nel conto energia green, la mettono in un altro conto. Costa. L'energia pulita costa, ha un costo, e però serve per salvare il nostro pianeta.
Eh beh, insomma, questo è evidente e lo abbiamo anche visto, non so se tu ti sei imbattuto in Impresa Diretta di 2 giorni fa, in Rai, insomma, ci ha mostrato un po' questa transizione che sta avvenendo verso il green e che però, insomma, prevede, insomma, oltre che dei costi piuttosto importanti, anche una sorta di predicare bene e razzolare male, nel senso che dai grandi, dai politici che continuano a dire dobbiamo andare in quella direzione, ma poi si fa pochino, ma anche le grandi compagnie, insomma, le grandi lobby dell'energia che promettono di ridurre le emissioni al 2030 o 2050, ma intanto prevedono anche un aumento delle estrazioni petrolifere da qui al 2025, e questo sembrerebbe un po' andare contromano, insomma, rispetto alle indicazioni che arrivano appunto sul cambiamento climatico, a come trovare un provvedimento, a come evitare, insomma, il peggio. In tutto questo, caro Eugenio, gli indici che ieri hanno reagito male con vendite piuttosto importanti, oggi provano il rimbalzo. Vedo, insomma, il DAX a più 0,7, il MIB a più 0,5, anche i future americani stamattina ho visto che erano positivi. Però, insomma, arriviamo anche a una fine del mese, quello di settembre, che sicuramente ha dato delle indicazioni quantomeno nuove rispetto, guardando, insomma, il mercato, gli ultimi 3 mesi negli Stati Uniti. Insomma, è un settembre rosso. Sto guardando lo Standard & Poor's 500, sto guardando il Nasdaq. Secondo te, insomma, è un segnale del famoso, magari, rallentamento, anche perché, insomma, il tapering sta per arrivare? Secondo te, invece, le borse hanno già digerito il tapering e quindi non ci saranno particolari cambiamenti? Come la vedi? Qui andiamo un po' più nel titolo che vedete anche in sovrimpressione, c'è cioè l'analisi intermarket. Eugenio. Sì, il tapering non è ancora digerito, lo vedremo in maniera molto più pesante quando verrà digerito. Adesso è solo uno scherzo. È solo uno scherzo, un po' di tapering e un po' di paura dell'inflazione e un po' di paura per la questione Evergrande che potrebbe, sta già contagiando l'area bond. Cioè, guardate, il È un tinotto. tapering con ghiaccio sostanzialmente, diluito. Sì, per il momento è diluito, però guardate il tinotto. Il tinotto Questo è il ieri è tino, andato sopra sì. 1,50 di rendimento. E questo malgrado la banca centrale continui ad acquistare. E questo vale anche per i bond europei. Questo rialzo dei rendimenti, quindi il ribasso dei prezzi, è figlio dei timori in crescita per la questione Evergrande. E aggiungo timore inflazione. E quanto più poi si avvicinerà al 2%, e tanto più, e lo farà, e tanto più qualche gestore dirà: ma chi me lo fa fare, visto che arriva il tapering, di tenere il 90% del mio portafoglio in azionario, magari soprattutto americano, io magari qualche punto percentuale comincio a spostarlo sui bond. E quanto più i bond tendono a elevato rendimento, tendono ad aumentare di rendimento, e tanto più qualche gestore farà questo ed è tutto collegato. Dal punto di vista puramente, squisitamente tecnico, cos'è importante che è accaduto? Che il minimo del 20 di settembre, che è un minimo ciclico di una certa importanza, si chiama ciclo mensile, è stato inferiore al minimo del 19 di agosto, che è un altro minimo importante, minimo inferiore confermato dalla chiusura di giornata. Quindi rottura, quindi deterioramento, cioè mi conferma una sequenza di massimi, minimi decrescenti, e quindi alla prossima volta che si affaccerà sotto questo minimo, ci potranno essere ulteriori scrolloni verso il basso. Non mi aspetto discese epocali, anche perché io lo dico sempre, tra l'altro parte proprio sabato il master di analisi tecnica della SIAT, la prima lezione sarà sulla teoria di Dow fatta proprio dal presidente Davide Bulgarelli. Non è Sì. compito dell'analisi tecnica prevedere il cigno nero, prevedere grandi ribassi. Non è possibile. È nella mente malata di qualcuno pensare di poter prevedere dei possibili forti ribassi. L'analisi tecnica può prevedere se un trend continuerà o se un trend si sta indebolendo o se un trend può invertire, ma non la forza di un'inversione. Non è preventivabile, almeno che non usi le teorie planetarie di Gahn, che funzionano una volta sì e una volta no, che funzionano, le teorie planetarie di Gamma, io me le sono studiate, solo che purtroppo alle volte vanno e poi non si sa perché non funzionano più.
al di là di quello che poi si racconta sul leggendario Gunn, di cui ne parlo con rispetto perché è un grandissimo comunque analista, tra cui ciclico. Quindi la prossima volta che si affaccia qua sotto, segnatevi 4.003 e segnatevi un altro livello, 14.007 per il Nasdaq, potrebbe esserci una discesa più importante legata a tutti gli eventi che abbiamo detto. Ricordo che settembre stagionalmente è un mese non rialzista per il mercato americano, anzi correttivo, e soprattutto le prime 2-3 settimane di ottobre sono non rialziste o moderatamente ribassiste, sempre per la maggioranza dei mercati. Quindi potrebbe avvenire a ottobre, e anche a me dal punto di vista ciclico, soprattutto non dalla prossima settimana, ma dalla settimana che inizia con l'11 ottobre, potrebbero esserci degli scrolloni. Ci starebbero dal punto di vista temporale e si radunerebbe poi tutte le tensioni che abbiamo messo insieme. Poi i grafici non possono dirci cosa dirà Powell e cosa dirà la Lagarde. Se Powell dice, io il tapering lo inizierò nel 2045, e allora è per forza che i mercati continueranno a salire. Questo non ci può essere scritto in questo. Ricordo un'altra cosa, adesso vedo se ce l'ho nei grafici, perché è successa una cosa, no, l'ho cancellato, purtroppo ve lo dico a voce, è successa una cosa venerdì, che uno Stato europeo, che si chiama Norvegia, ha aumentato i tassi. Ha aumentato i tassi, certo. Questa è l'inflazione, visto che questi non probabilmente non hanno i banchieri centrali che trattano i cittadini come dei bambini, e hanno visto che l'inflazione è forte. Parliamo dello Stato che ha più petrolio pro capite al mondo, più di qualsiasi nazione, più reddito pro capite da petrolio al mondo. Hanno visto che l'inflazione arriva, basta, finita le tassi bassi, alziamo di un quarto di punto. Questo non vuol dire che la BCE lo farà, ma il tapering devono fare qualcosa per cercare di controllare l'inflazione, perché qui abbiamo ancora 6 mesi di inflazione e per il cittadino sono dolori. Aggiungo un'ultima cosa sull'inflazione. Dato sulla Turchia, la Turchia ha fatto un PIL anno su anno più 20%, è peccato che l'inflazione sia esattamente il 20%, è peccato che invece un organismo indipendente ha calcolato che l'inflazione in Turchia sia del 40%, è chiaro che è un caso estremo, ma questa crescita del PIL del 20% della Turchia non ha creato ricchezza nei cittadini, che anzi sono incavolati neri e non stanno affatto bene. Ricordo quindi che una crescita con inflazione fa male, non fa bene, e questo la banca centrale deve governarla. Quindi bene la crescita, ma non con l'inflazione elevata, perché lo sanno benissimo che non fa assolutamente bene, anche se dura solo ancora 6 mesi. Chiudiamo con il messaggio di Roberto che ci dice: buongiorno, che bei tempi erano fine anni 70 con l'inflazione al 20% appunto, e i villani e imprenditori facevano man bassa di bot e CCT, e le banche mettevano assegni circolari per le monete scomparse dal mercato. Se vuoi commentare, Eugenio, hai 30 secondi, non di più. Erano tempi bruttissimi, ricordo che i meravigliosi anni 70, che qualche persona che ha studiato poco la storia, io me lo ricordo gli anni 70, erano quelli delle brigate rosse, delle brigate nere, delle bombe, terribili. Anni di piombo. Gli anni 70 erano anni terribili, e l'inflazione è una cosa bruttissima, perché non sapere quanto pagherai un affitto, quanto pagherai i beni principali per cui sopravvivere il mese dopo, non vivi assolutamente bene, vivi sempre in una situazione di tensione. E ricordo che l'inflazione era il 17-18%, i bot rendevano esattamente più o meno la stessa cosa ed erano tutti contenti, e mi ricordo che mio papà, che ne sapeva un po' di finanza, gli spiegava ai suoi amici imprenditori, gli diceva: guarda che non stai avendo nessun rendimento, perché l'inflazione ti rimangia esattamente tutto, quindi forse è meglio che investi in qualcos'altro, magari in una moneta più forte, perché allora l'inflazione era in Italia molto elevata, anche perché come la lira turca, la lira italiana era molto debole. No, io non rimpiango quegli anni, chiaramente, sicuramente era una battuta. Sì, certo. Era una battuta. L'inflazione è brutta, l'inflazione elevata anche con crescita economica non va bene. È meglio una crescita economica bassa con un'inflazione bassa. Questo è un buon equilibrio. investimentivincenti.it, grazie a Eugenio Sartorelli, buon proseguimento, ci sentiamo presto. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao Giacomo.